Salve a tutti ragazzi, eccoci in questa nuova parte di Pokémon Oro Heart Gold. Dietro di me c'è un Miltank che mi sono catturato. Sì, ho portato a livello 30, 31, 32 un po' tutti i miei Pokémon. Miltank, Exeggutor, Arcanine, Heracross e Fralligator, che adesso al 32 gli ho insegnato Surf Arcanine. Che novità, non ha imparato nessuna mossa, questo qua però mi comincia un pochettino a preoccupare. Insomma, adesso noi dovremo usare la MN Surf per andare a Fiorlisopoli, mi pare che si chiami. Però devo munirmi di molti, molti repellenti. Quindi aspettate che faccio una capatina al Pokémon Market. Dove sta il repellente? C'è un repellente Max? No, c'è solo un super repellente, ma prendiamocene 7. E usciamo, dai. Allora, per andare a Fiorlisopoli dobbiamo andare a sud del percorso 40. Troveremo molti allenatori. Miltank l'ho scelto al posto di Tauros perché innanzitutto avevo catturato un Tauros fuori dal video. Con una natura però che gli diminuiva l'attacco e io non potevo assolutamente accettare questo. Tanto, e poi dopo ho trovato un Miltank con una buona natura che aumenta la difesa e diminuisce la velocità, che però per un Miltank non è proprio cioè, di prima necessità la velocità. E ho scelto di tenermi Miltank, anche perché Miltank è uno dei miei Pokémon preferiti. Semplicemente perché è una mucca e la mucca è uno dei miei animali preferiti. Ok, battiamo questi allenatori in mare, che ce ne saranno parecchi purtroppo. Vabbè, purtroppo ci saranno utili per l'allenamento. Mi sono allenato un casino contro i Pokémon selvatici che c'erano nel percorso dove ho catturato Miltank. E insomma, adesso ho una squadra più bilanciata, più equilibrata e più allenata. Perché prima ero. Mi pare che la mia squadra fosse meno allenata di come si dovrebbe allenare in questa parte del gioco. Oh, cazzo, ho resistito. Però insomma, Miltank ha un attacco non indifferente, anche lei. Ci saranno parecchi di allenatori in mare. Ma noi li battiamo perché così ci alleneremo parecchio. Ci aspetta la palestra, è tipo acciaio, quindi. No, oh, merda. No! Dai! Ok. Miltank poi conosce una mossa molto utile che può curare sia appunto Miltank stesso oppure gli altri Pokémon. Ed è buon latte questa abilità. Questa mossa, scusate. Adesso metto Heracross e Arcanine. Al primo posto, sì, ai primi posti della squadra. Siamo giunti al percorso 41. Non fate caso a questi mulinelli, servirà una mossa speciale per oltrepassarli, che per adesso noi non abbiamo. Solite mezze cartucce. Olè. Rapidamente a livello 31. Allora, riduttore, potenza 90, ma sì, al posto di incornata, anche se però il riduttore dà un po' di contraccolpo. Siamo quasi arrivati a Fiorlisopoli. E mancano qualche sì, manca qualche allenatore, usiamo breccia. Goldi. No, perché ha usato contatore? Riduttore. No, ma perché fallisce? Olè. Dobbiamo sacrificare un po' di PS. Eccoci arrivati a Fiorlisopoli. È un'isoletta un po' sperduta, dotata di una palestra, di un centro Pokémon, ma neanche di un Pokémon Market. Però qua ci sarà la farmacia di Fiorlisopoli. Noi dobbiamo andare appunto in questa farmacia. E questo signore ci darà la pozione segreta utile per curare Ampharos nel faro di Olivinopoli.
Poi andando, aspettate, a questa via per l'ingresso della zona safari. Comunque, andando qua, troveremo Suicune, che però ovviamente noi non lo dovremo catturare. Fuggirà. In compenso verrà Eugenius. E vuole lottare contro di me per guadagnarsi il rispetto di Suicune, ma vabbè. Il suo primo Pokémon è Drowsy. Usiamo riduttore perché, dato che abbiamo Heracross adesso, proviamo ad usare riduttore. Sì, un colpo può bastare. Poi il suo prossimo Pokémon è Haunter, io metto Arcanine con un braciere. Allora. Ah no, aspettate! Lui usa Mano Sguardo, ok, ma io volevo usare Segugio. Identifica Haunter. Ecco, secondo me, quando un Pokémon Spettro viene colpito da Segugio, che è una mossa efficace solo sui Pokémon Spettro, forse è vulnerabile alle mosse di tipo normale, insomma, lotta. Non lo so, non ci ho mai provato. Ok. Il suo prossimo Pokémon elettro. Oh, Madonna, tuono. Dai. Dai. Fottuto. Ok, a presto. Qua invece. Ah, beato te. Studio fotografico, andiamo. Ah, va bene, va bene. Sì. Oh, guardate che bello. Adesso andiamo in questa casa. Se non sbaglio. Non era in questa casa. Ma mi sa che era in questa, boh. Sì! Ne ho ancora uno, che. Puoi badare al mio Pokémon per un po', io non ho spazio in squadra. Ma praticamente ci darà uno Shuckle. Ma dai, va bene. Con i capelli lunghi neri che è la ragazzina di The Ring. Sposta Pokémon. Squadra. Mettiamo giù Bellsprout. No! Ho messo Zubat. Ok. E adesso noi andiamo da quel ragazzino a farci dare Shuckle. C'era un Pokémon da un fanatico. Ciao, come sta il mio Pokémon? Vabbè, sta bene. Adesso vediamo un po'. No, che borsa. Karatroc. Voracità favorisce l'uso rapido di una bacca tenuta. Vabbè, uno Shuckle con una difesa mostruosa, perché Shuckle ha un valore di difesa veramente altissimo e anche di difesa speciale. È un Pokémon muro Shuckle. Sì, bisogna adottare una strategia molto particolare se si vuole usare Shuckle per vincere in una lotta. Comunque, ragazzi, questa parte termina qui. Scusate se è stata breve, ma nella prossima batteremo questa. Batteremo la palestra di Fiorlisopoli. E torneremo da Jasmine con la pozione segreta per curare Ampharos. Ci sentiamo. Lasciate un mi piace. Ciao ciao.